credo. Per cui c'ha un'altra ingiunzione penale contro di lui e gli sono stati confiscati tutti i beni e tutte le sue proprietà dal produttore che ha investito per 14 anni, lui che ha venduto i nastri di David Geffen a tante altre case discografiche, ha fatto un macello in Inghilterra, c'ha ingiunzioni penali perché ha lanciato la sua moglie fotomodella per le scale rompendogli il braccio, ha dato una bottigliata in testa ad una vicina rompendogli parte della testa, ha istigato davanti a centinaia di migliaia di persone contro gli ebrei e contro i negri, ha un'ingiunzione anche lì, ha 1000 ingiunzioni Axl Rose. Questa è la storia. Però io volevo ricordare, io quando ero piccolo, posso ricordarmi quando ero piccolo, e facevo il festival pop in quegli anni insieme a tanti altri gruppi come la premiata Cornelia Marconi, il Banco del Mutuo Soccorso, gli Osanna, le Orme, i New Trolls, c'erano i festival pop nati da Woodstock e poi trasferiti in Italia a Villa Vanfili, a Caracalla, il festival di Palermo, il festival del Parco Lambro di Milano dove c'erano gli Area e dove c'ero sempre io. E c'è una canzone che dopo Woodstock rappresenta secondo me la mia gioventù, e dato che non ho distorsione e dato che sono come un cantautore, penso che raffiguri benissimo e potremmo cantarla insieme, potete accendere gli accendini, mi piacerebbe, per dedicare questa canzone ad un altro grande festival rock, l'Isola di Wight, l'Isola di Wight. Sai cos'è l'Isola di Wight? E per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù.